le ricette che faremo oggi le ha portate direttamente l'ospite che tra un po' conosceremo. Sarà una puntata musicale, ma sarà anche una puntata naturalmente dedita alla buona cucina. E allora cucineremo, pensate un po', gli asparagi crudi in salsa e poi il merluzzo, quindi un pesce magro, con il cocco, con un tocco di esotismo. E allora andiamo subito a fare la spesa. Buone cose. Ciao Cristina. Abbiamo bisogno di asparagi verdi, un mazzetto di rucola, 4 ravanelli, limone, cipolla ed erba cipollina. Grazie Cristina. Ciao, ciao, alla prossima. Allora Morena, oggi mi servono dei filetti di merluzzo. Grazie Moreno, ciao ragazzi, ciao. Guarda, oggi serve solo un cucchiaino di zafferano in polvere, quindi poco zafferano e poi curry, sempre in polvere. Sì, Anna, che profumo. Buonissimo. Facciamo così, va bene. Andiamo meglio che in India, Allora, questo è il tuo bel pezzettino. Oggi a te non do un bacino, lo do solo a loro. Buongiorno. Buongiorno carissima. Ma che sorriso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Stappiamo sta bottiglia o no? La zitta. Sono peggiorata. Uffa. Brava, brava. Buongiorno, brava. Buongiorno carissimi. Cos'è, a casa. Molto sì, bene. Prosecco. Ecco, perché poi oggi abbiamo un ospite molto speciale. Quindi... Già. Ho già spiato lì a tutto jazz. Hai già spiato a tutto jazz, esatto. Sì. Te ne intendi di musica, di jazz? No, se devo essere sincera, no. No. Quindi faccio già brutta figura con no, l'ospite, dai, vero? E poi oggi parleremo anche di cucina e lì, insomma, mi sembra che te ne intenda un po' di più. Un pochino, proprio giusto, giusto un po'. Comunque, guarda, però ti dico solo una cosa. Dimmi. Padre pugliese. Mm? Madre calabrese. Sì. Nata? Nata a Padova. E il suo nome è di derivazione araba. Cioè, quindi cioè, già fantasia, questo direi che è un ospite speciale. Sì, un bel mix esplosivo. Bene, allora io ti consegno il vino. Grazie. Pronto? Vado allora. Fresco. Mi raccomando, ci vediamo subito. Dopo. Intanto io preparo. Sì, sì, vai, vai. Pianista jazz, ha pubblicato il suo primo singolo a New York e adesso sta uscendo con il quinto album. Buongiorno Aisha Ruggeri. Buongiorno Anna. Benvenuta ad Occhiacchiere in Cucina. Ti accogliamo con un prosecco. Volentieri. Va bene? Io mi definisco una prosecchista oltranzista. Ci piace questa definizione, ma tra l'altro possiamo dire, appunto come ho già anticipato Ilenia, che il tuo nome è un nome di derivazione araba. Sì. Però tuo padre è pugliese, sì. Tua madre è calabrese, sì. E sei nata a Padova. Esattamente, ho una famiglia creativa. Beh, ma anche tu creativa. Lo sei d'altronde, sì. Giusto? Beh sì, sono stata anche abbastanza indottrinata fin da piccola, perché comunque mio padre ha sempre lavorato negli strumenti musicali, quindi invece che regalarmi bambole mi mettevano tastierine in mano già da quando avevo 2 anni, quindi insomma il tracciato è stato abbastanza segnato fin da piccolina. Quindi da allora tu non ti sei più fermata, questa è stata la tua passione fin da subito? Sì, avevo le idee abbastanza chiare una volta. Detto così è fantastico, un ottimo incipit comunque. Sì, no, perché sai, poi strada facendo comunque, ed è anche il bello, no? Andare con la corrente, a volte succedono delle cose nel percorso che ti portano anche a conoscere, ad abbracciare anche altre discipline. Si chiama vita. Si chiama vita. Che tra l'altro è la traduzione del tuo nome. Sì, giusto? Esattamente. Aisha significa vita in sì. arabo, giusto? Pensa che da piccola lo detestavo. Lo detestavi, è sì, bellissimo. Sì, perché ero terrona, altissima, pelosa, no. Con un nome strano. Ma no! da piccola, sì, ero molto calimerina, da piccola piccola. Poi, diciamo che crescendo, ho fatto pace con tutto quanto. Ascolta, album in uscita? Sì. Che si chiama, un nome un po' particolare. Sì, si chiama Southlitude. Southlitude, che sarebbe? Sì.
Perché è un... vabbè, sai che gli artisti fanno sempre un po' fatica a spiegare in realtà che cosa... perché hanno fatto determinate scelte. Allora tutti... c'era Magritte che diceva che in realtà non c'era nessuna spiegazione e mentiva. Perché non voleva svelare. Sì, sì, allora questo è tutto un concept. Sì. Allora, Southlitude è un gioco di parole sul sud e sul soul, l'anima. E solitudine, insomma, uno può un po' interpretarla come vuole. E, invece l'immagine è una cover art di questo grande artista che si chiama Giorgio Finamore, che lavora per Caligola Records, che è appunto l'etichetta con cui esce il disco, e io ho fatto quello che faccio di solito col parrucchiere, gli ho detto fai tu, e perché mi fidavo molto di lui fondamentalmente e mi piace la sua estetica, però la sua era decisamente un po' più dark, gli ho detto però ricorda che è un disco comunque che viene dal jazz, e quindi è riuscito a reinterpretare attraverso le forme e i colori i rami che ho in testa ogni giorno. Ascolta Aisha, come te la cavi in cucina? Allora, un'altra domanda? No, allora guarda, io amo cucinare, però il fatto che io ci riesca è un'altra cosa. Mi piace tantissimo, solo che a volte sono un po' pasticciona, perché guarda, sei in ottima compagnia perché io qui, però insomma siamo nelle mani di Ilenia che è bravissima. No, infatti sono contentissima. Quindi, adesso facciamo un brindisi per noi e per chi ci segue a casa. Cheers. E un minuto e poi torniamo con la nostra Aisha a cucinare e a parlare di jazz. Eccoci qui. Ben arrivate. Lei è Aisha. Ciao. Grazie. Piacere. Ciao. Aisha. Piacere. Io poi pensavo si dicesse sempre Aisha perché lo sentivi anche tanti lo pensano. E invece no. Allora io rispondo sempre così, che mia madre mi chiama Aisha, perché in realtà in America si direbbe Aisha, però mamma è la mamma. E allora Aisha. Aisha. Sì, subito Aisha. Dice la mamma. Sì. Ok, allora prendo subito il grembiule. Sì. E io intanto spiego cosa andremo a fare. Faremo questo merluzzo molto molto particolare perché tra l'altro avrà una cottura appunto molto dolce e delicata con il latte di cocco, quindi un onore anche diciamo al nome, quasi con una ricetta appunto esotica. Prendete nota degli ingredienti. Per il merluzzo con il latte di cocco ci occorrono 4 trancette di merluzzo, uno spicchio d'aglio facoltativo, erba cipollina tritata, 300 ml di latte di cocco, un cucchiaino di zafferano in polvere, 100 ml di olio di semi, un limone, farina di grano tenero, sale, una cipolla, curry in polvere e pepe. Eccoci allora. Sì, allora iniziamo subito la preparazione, cosa dici? Certo. Allora, se tu mi fai la cortesia di andarmi a tagliare in maniera molto sottile la cipolla. Ok. Ok, tanto questo so che tu più o meno dai, sai farlo. Sì, allora io questo posso farlo. Mi hanno detto, dimmi se ho sbagliato, che mettendola sotto l'acqua si rischia, cioè magari di non piangere, si evita un po' di piangere. Dipende semplicemente, sai cosa, se tu hai un coltello ben affilato. Mm. Se tu hai il coltello affilato, il problema non sussiste perché la cipolla non si va a schiacciare e quindi non salta agli occhi appunto questa sostanza irritante per l'occhio. Okay. Quindi la parte fondamentale è questa. Al limite piangeremo in diretta. Esattamente. No, infatti cerchiamo di dire qualcosa di emozionante. Allora io adesso invece vado a preparare la marinatura per naturalmente il merluzzo. Okay. Noi abbiamo scelto il merluzzo ma potete scegliere qualsiasi tipo di pesce appunto purché fresco, mi raccomando, che è sempre una cosa importantissima. Direi e in filetti come questo, quindi con la possibilità poi di tagliarlo a cubi e con una carne tra l'altro appunto che si mantenga bella in sé senza sfaldarsi. Io so che questa ricetta comunque vi siete consultati con Aisha, giusto Aisha? Assolutamente. Questa ricetta esce dal tuo ricettario, diciamo così. Ha una storia però, giusto? Sì, ha una storia, che poi ogni volta venga diversa è un altro discorso, perché siccome ti dicevo sono un po' pasticciona, quindi tendo un po' a dimenticarmi. Ma sai che tante volte dagli errori culinari escono di quelle novità. Anche in musica si dice un po' la stessa Davvero? Cosa. Sì, in realtà sì. Era anche
che era Miles Davis o Herbie, non mi ricordo, Herbie Hancock, però dicevano quando fai un errore non cercare di nasconderlo, sottolinealo, perché magari c'è la possibilità che venga fuori qualcosa di produttivo. Spero che succeda anche oggi in cucina. Questa me la rigioco, no? Anche a casa, quando magari per fretta delle volte magari scolo la pasta un po' troppo al dente. Ecco. È creatività quella, no? Sì, può infatti. Essere. Sì, infatti. E quindi la storia di questa ricetta? Allora, guarda, ero in viaggio in Kenya e... Già lì, Kenya, sì. È un po' la mia Africa questa cosa. Sì, è stato un viaggio meraviglioso, infatti appena... Anche tu hai mal d'Africa? Guarda, ti dico che sono andata purtroppo solo una volta, mal d'Africa forse è un po' eccessivo, però ho molta voglia di tornare. È incredibile l'impatto che hai una volta che arrivi. È pazzesco, sapori, odori, colori, è meraviglioso. E quindi ci hanno portato in un atollo, in barca, e hanno cucinato su questa barca, ed era appunto questo pesce al cocco. E io non ricordo, non so se era la suggestione, il viaggio, come dici tu, la mia Africa. Tante volte anche quello. Cioè, ti senti un po' un personaggio di un film, ma mi sembrava una delle cose più buone mai mangiate prima. Quindi da allora, fissata un po' con questo cocco. Beh, allora, succo anche. Di limone. Mettiamo naturalmente lo zafferano e l'erba cipollina tagliata appunto in maniera molto sottile. Okay. E questa emulsione ci servirà appunto per andare a fare la marinata del merluzzo. Naturalmente sottolineo che andrebbe fatto marinare almeno mezz'ora. Sì, anche perché diciamo che il merluzzo fa tanto bene, però chiaramente è uno di quei pesci che hanno comunque un odore abbastanza forte. Forte, quindi anche questo sicuramente attenua questa sensazione, che comunque una volta cotto non è che si senta poi tanto. No, assolutamente buonissimo poi il merluzzo. Solo che diciamo che ha una carne un po'... anonima se non andiamo a elaborarla, ecco, anche perché ci ricorda sempre questa dieta, un filetto di merluzzo. Vero martellato? No, io sono sempre a dieta, lo sai. Siamo in due? Tre? Che poi non è che funzioni tantissimo questa dieta, probabilmente bisognerà cambiarla per quanto mi riguarda, per quanto ti riguarda non si direbbe, però insomma. Non è vero, stai benissimo. Perennemente a dieta. È bello perché poi prende tutto il colore del Kerr. No, dello zafferano. Kerr da dopo. Senti un po', Aisha, io vorrei un po' parlare di questa tua carriera da pianista jazz, sì. Che è molto particolare perché insomma una donna pianista jazz, già questo mi sembra un po' fuori dalle righe, fuori da quello che di solito si sente. Abbiamo sentito che tu appunto hai iniziato, cioè era un po' predestinato, era un po' scritto, perché bene o male sei cresciuta con la pianola in mano. Ma che cosa davvero ti ha fatto scattare la voglia di seguire questa strada? Perché insomma tutti nasciamo, io volevo fare l'astronauta, invece no. Perché non l'hai fatto? Ma guarda, innanzitutto sono stata cresciuta in una maniera un po' anticonvenzionale, perché a casa mia giravano sempre musicisti a tutte le ore del giorno e della notte. Mio padre era rappresentante di strumenti musicali per la Yamaha e io ho ancora in testa il profumo degli strumenti musicali in fiera. Era un presente come l'odore della cartoleria quando vai in cartoleria. Era per me la stessa cosa quando andavo in fiera, sentivo l'odore proprio dei pianoforti. Poi si ascoltava musica anche tanto, fino a che a un certo punto è arrivato in casa un giorno. Basta così, quelli là. Ok. Va bene così. Sì. Perfetto. Ok, perfetto. E fino a che a un certo punto è arrivato in casa un giorno. Io già studiavo pianoforte, mia madre mi aveva iscritto già quando avevo 7 anni a pianoforte, perché io sai che c'è il tormentone del flauto a scuola. Sì, ok, io che cosa? Presente. Io lo rendevo doppio il tormentone. Mamma. Anche tu hai presente, Ilenia? Tu hai due gemelli? No, ma anch'io lo suonavo a suo tempo. Però hai presente due gemelli in casa col flauto? Cioè, essere una cosa assurda. Per me era come se mia madre avesse due gemelli, perché io addirittura mi registravo col flauto una parte e ci suonavo sopra la seconda parte. Beh, però geniale alla fine. Sì, ma mia madre depressa mi ha iscritto a pianoforte, cioè cambia detto, no, basta, ti prego, cioè non ce la faccio più. E col pianoforte com'è andata? Decisamente meglio. Col pianoforte è andata meglio, fino a una grande crisi a 15 anni, dove per 2 anni ho preso la chitarra elettrica, mi sono tinta i capelli di rosa. Dopo sono tornata al jazz grazie a questo amico dei miei che è arrivato in casa un giorno, ha suonato una cosa meravigliosa. Io ho detto, ho registrato tutto di nascosto, sono andata da un amico, ho detto che cos'è questo? Ho detto questo è jazz, ho detto ok, io sarò una jazzista. E da lì è partita così. Senti, artisti
della storia del jazz che tu ammiri, da cui ti ispiri? Sì, allora... sono? Da cui trai ispirazione? Ce ne sono ovviamente tantissimi. Diciamo che quelli che mi hanno formata come maestri spirituali, che ho ascoltato di più, sono stati sicuramente Bill Evans e Herbie Hancock, che è ancora vivente ed è veramente un grande artista che apprezzo per l'apertura. Mi piace molto, infatti, non pensare a me come una jazzista, non mi sento neanche più tanto una jazzista, mi sento una musicista, una compositrice. E poi spieghiamo bene esattamente qual è l'anima del jazz. Tra l'altro, adesso stiamo vedendo un'immagine. Quanto dura la puntata? Se si riesce. Stiamo guardando delle immagini. Scusami. Qua sei, dove sei? Qua sono a Roxy Bar, ero a Roxy Bar con Bobby Solo. L'ho vista. Sì. Sì, tra l'altro questa è stata un'esperienza incredibile perché dovevamo suonare tutt'altro, a un certo punto Bobby mi fa ok, facciamo questo pezzo in questa tonalità totalmente improvvisato e io ho detto signore fai che io me la ricordi, ti prego, perché sono pezzi che non capita di suonare spesso. Ma il jazz è anche un po' improvvisazione, un po'... Eh sì, ma se stai accompagnando un cantante anche famoso, se tu improvvisi male ti cacciano. Inizi a tremare effettivamente. Infatti, sì, quindi devo dire mi è andata bene là, sì. Che esperienza è stata questa della TV? Allora, è stata molto bella, è stata molto formativa, anche perché è abbastanza sfiancante perché stai là 12-13 ore, quindi devi arrivare molto presto ed esci la notte all'una, quindi è molto lunga, però è tanto formativa perché hai modo di entrare in contatto. Adesso però ti interrompo, sì, perché guardiamo Ilenia cosa fa. Allora, abbiamo appassito la cipolla, ho tolto, facciamo finta che siano passata, che siano passati circa 30 minuti, asciughiamo appunto dalla marinatura, ma non la buttiamo perché ci servirà poi. Ecco. E adesso appunto vado a rosolare il merluzzo, ok? Quindi fuoco vivace, perché se lo cuociamo appunto a fuoco lento, cosa succede? Che si disidrata. Quindi una bella rosolatura a fuoco bello vivace, quindi alziamo proprio alla massima potenza, un attimo. Ecco fatto. Là. Dopodiché cosa succede? A questo merluzzo, appunto dove abbiamo rosolato la cipolla anche con l'olio di semi, anzi io per l'esattezza ho utilizzato olio di riso. Quindi olio ancora di riso. Più perché? Delicato. Per delicatezza. Per delicatezza, perché abbiamo già comunque una buona aromaticità data anche dalle spezie e dagli agrumi. E quindi non sono andata a caricare ulteriormente, però si può utilizzare anche un olio extravergine d'oliva, anzi. Secondo te cosa è meglio? Allora, io andrei sempre comunque con un olio extravergine d'oliva, ok, di partenza, e calcoliamo appunto che deve essere un olio, chiamiamolo delicato, non troppo fruttato, perché altrimenti veramente copre, va a rovinare. Anche perché adesso ci mettiamo il cocco. Adesso andiamo ad addolcirlo, comunque a cuocerlo con il latte di cocco, però io cosa faccio prima? Vado a spolverare, non vado a infarinare direttamente il merluzzo, ma vado a dare una spolverata di farina, ok? Questo farà sì che si vada appunto a creare poi una bella cremina. Fantastico. Hai visto? C'è un profumo che è una cosa incredibile. Ecco, ci manca solamente tipo il mare del Kenya, su una barchettina così, su un atollo, no? Ci manca davvero, sì. Ci manca davvero, ci manca moltissimo davvero. Chiudiamo gli occhi e pensiamo di esserci. Tutta... Sì, chiudiamo gli occhi e annusiamo questi profumi. Infatti, sì. Sì, molto esotica la cosa. Adesso cuocerà per circa un quarto d'ora, 20 minuti. In modo che si rapprenda, che giusto? Si rapprenda bene, si può addirittura scolare e poi andare a rosolare per restringere. Comunque, il sugo. Ci per sono noi varie... è un tempo perfetto, perché nel frattempo andiamo a conoscere una delle eccellenze del nostro territorio. Poi... Tutto calcolato, per tutto me. Calcolato, tutto calcolato. Buongiorno e ben ritrovati nel nostro salottino. Oggi vi parliamo di pari opportunità e vi parliamo di pari opportunità in cucina. Sì, e a parlarne con noi c'è Orietta Roncorna. Buongiorno Orietta. Buongiorno. Lei è rappresentante della Commissione Pari Opportunità Intercomunale, che lega quindi i comuni di Crocetta, Cornuda e Pederobba, giusto? Dico sì, bene? Certo. Quindi che cosa ci fa lei qui oggi in cucina? Perché c'è un evento che lega le pari opportunità al cibo, giusto? Allora, sì, noi siamo qua per parlare di questo evento. Quando è intanto? Questo evento sarà il 25 maggio alle 20:30 presso la Tipoteca di Cornuda. A questo evento, che sarà la conclusione di una serie di attività che abbiamo fatto come commissione,
avremo presenti delle imprenditrici della nostra zona che hanno fatto dei prodotti locali delle eccellenze. Ma perfetto per noi allora. E chi c'è? Ci sono dei nomi di spicco? Beh, sicuramente c'è Emanuela Perenzin che rappresenterà la latteria Perenzin e ci presenterà i suoi prodotti, la storia per arrivare a dov'è in questo momento, perché è riuscita a prendere con un prodotto particolare la medaglia d'oro ai mondiali del formaggio. Pensa. Ed è in questo momento è entrato a far parte di 60 formaggi migliori al mondo. Mamma quindi mia. Abbiamo sicuramente un'eccellenza. Bello sì. Dopodiché abbiamo Giovanna Girotto che rappresenta il panificio Vidorini. E questa da una professionista che ci presenterà i suoi pani e i suoi dolci creati, oltre che con le materie prime, creati con il cuore. Però mi è giunta voce che c'è un altro nome di cui ho sentito raramente parlare. Ilenia Bazzacco. Ah, la nostra Ilenia. E che cosa fa Ilenia in questa Ilenia serata, giornata importante? Unirà le eccellenze che hanno creato Manuela e Giovanna e ci farà vedere le sue capacità nel creare un prodotto davanti ai nostri occhi. Quindi 25 maggio, 25. Tre donne, sì. Dei prodotti interessanti e unici, certo. E tanta creatività, perché sì. Ilenia, lo sappiamo, insomma, mette passione e creatività in tutto quello che fa. E adesso che abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, sì. Cerchiamo invece di capire che cosa sono le pari opportunità e che cosa avete fatto magari in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. È sicuramente le pari opportunità sono un'organizzazione che sta lavorando sul territorio, quindi per sensibilizzare la cittadinanza e anche le amministrazioni pubbliche riguardo l'argomento delle pari opportunità e delle politiche di genere. Ecco, perché poi noi quando parliamo di pari opportunità non diciamo solo donne, diciamo tutto un mondo, una sfera che riguarda anche culture diverse, religioni diverse, colore della pelle. Sì, sicuramente. Uomini, giovani e ragazzi. Ragazzi, anziani, giovani, insomma, quindi sì, veramente un vasto spettro. Sì, certo. E un progetto che avete terminato? Sicuramente abbiamo fatto un progetto grande nelle scuole medie, dove abbiamo dato un compito ai ragazzi di parlare delle pari opportunità. Quindi loro si sono trovati con degli operatori e insieme hanno fatto un libricino. Bellissimo. Dove sono emerse tutte le idee dei giovani. Ci siamo resi conto. Bellissimo. Che veramente i giovani hanno molto da dirci, molto da dirci. E allora grazie mille Orietta, grazie per essere stata con noi e noi invece in cucina. Grazie grazie. A voi, salve. Bene, eccoci tornati con la nostra Asher J. Eccoci qua. E con questo merluzzo sta cuocendo. Io adesso ho aggiunto una punta di cucchiaino di curry, quindi aggiungiamo profumo al profumo ed è pronto. Questo sarebbe il top servito con del riso pilaf. Okay? Ok, quindi diventerebbe proprio un piatto unico a tutti gli effetti. Ascolta, in chiusura ti faccio una domanda, sì. Ma proprio velocissima. Tu hai fatto un sacco di cose, nel senso che collaborazioni con artisti, partecipazioni a festival, cioè hai fatto veramente di tutto, io non riesco a tenere il conto, ma di tutte le cose che hai fatto, una che particolarmente ti è rimasta nel cuore, una collaborazione, una partecipazione, che ti è rimasta per qualche motivo? Ok, allora ovviamente è molto difficile scegliere perché è stato tutto incredibilmente importante. Posso dire che sicuramente la collaborazione con Etna Gigante e tutto il mondo legato a Roy Pace, questa cantautrice Grazia Negro di 4 anni fa, è stato decisivo perché mi ha portato dal jazz verso un'altra apertura che poi ho proseguito da sola, quindi insomma questo è stato importante, sono sicuro. E poi parleremo nella seconda ricetta anche di altre aperture tue mentali, proprio di, certo. Dei tuoi progetti. Intanto lasciamo sola Ilenia, ahimè, perché adesso c'è il momento della degustazione. Beh, adesso okay. Lasciacene un pochino, dai. Va bene, andiamo Aisha, poi torniamo. Guarda che ti sorvegliamo, Ok. Buongiorno Ilenia. Bentornato Vito, buongiorno. Grazie. Allora abbiamo oggi pesce? Abbiamo pesce, sì, un po' carico anche di profumi, di spezie.
Allora ho pensato a un vino abruzzese. Nasce sulle colline teramane, sui colli aprutini. Il vitigno si chiama Passerina, è un vitigno autoctono dell'Abruzzo. Prego. Grazie. Ha sempre una buona freschezza, una buona mineralità, doti che vanno perfettamente d'accordo con la tendenza dolce molto spiccata del piatto, perché latte di cocco. Latte di cocco, quindi è veramente dolce. Guarda che bello l'aspetto. I profumi sono tipici, sontuosi. Tipici. Vero? Che frutti, cosa bianchi, frutti bianchi, anche fiori bianchi. Anche fiori bianchi, pitirosfono in particolare, che adesso è in fiore. E di che? Pitirosfono. Giusto. Okay. Fresco al punto giusto. Si sposa secondo me alla perfezione, sai? Perfetto. Io l'ho assaggiato prima. Anch'io. confesso. Ripunisce bene la bocca di questa tendenza veramente dolce molto molto spiccata, veramente grande piacevolezza. Ti invita al riassaggio da morire, vero? Sì, in effetti stavo pensando che il vino abruzzese proprio mi piace, quindi pubblicità e ci vediamo dopo per la seconda ricetta. Buongiorno e ben ritrovati, siamo con il nostro Daniele Banfi, giornalista scientifico della Fondazione Veronesi, qui nel nostro angolo dedicato all'educazione alimentare. Buongiorno, buongiorno a voi. Daniele, ben ritrovato. Abbiamo parlato di celiachia e torniamo di nuovo a parlare di celiachia, perché abbiamo parlato di alimenti, prodotti alimentari, adesso però parliamo di prodotti non alimentari. Sono dannosi quelli contenenti glutine per i celiaci naturalmente oppure no? No, la risposta è definitiva, non sono dannosi. Il glutine è presente in pane, pasta e quant'altro, tanti prodotti, è dannoso se viene mangiato. Questo perché? Perché appunto a livello dell'intestino avviene un'infiammazione generalizzata, in particolare una reazione autoimmune, i nostri anticorpi riconoscono il glutine come qualcosa di dannoso esterno, scatenano un'infiammazione e alla lunga avviene appunto un danneggiamento della mucosa intestinale, quindi con grossi problemi. Però è dannoso il glutine solo se viene ingerito, perché questa reazione avviene a livello intestinale. Ci sono molti prodotti non destinati all'uso alimentare che possono contenere tracce di glutine. Tipo, non so, rossetti, faccio esatto, per dire. Esatto, ad esempio rossetti o anche il dentifricio banalmente, oppure anche dei prodotti appunto per lavarsi. Questi prodotti, anche se contengono glutine, appunto perché dato che non sono ad uso alimentare e comunque contengono pochissime tracce di glutine, non fanno assolutamente male. Anche se utilizziamo, se sono un celiaco, utilizzo un dentifricio contenente alcune tracce, non succede nulla, anche se inavvertitamente parte del dentifricio dovesse appunto essere ingerito, proprio perché le quantità sono molto, molto poche. Diverso è il discorso di alcuni prodotti che, soprattutto per motivi pubblicitari, vengono spacciati appunto per essere gluten free, ma non ad uso alimentare. Ad esempio, io posso lavarmi con un particolare tipo di bagnoschiuma senza glutine e sembra quasi che sia destinato ai celiaci, in realtà è una trovata un po' pubblicitaria per essere di moda e senza glutine, ma in realtà la pelle non risponde, non ha un sistema immunitario che risponde contro il glutine, quindi diciamo, fare una pubblicità di un prodotto ad uso cosmetico dichiarando che va bene per i celiaci è un po' una trovata pubblicitaria, ma non ha nulla. Infiocchettandolo un po', esatto, per vendere. Anche se ci sono tracce di glutine, ma non sto mangiando quei prodotti, va benissimo, il celiaco non ha assolutamente danno, si deve preoccupare di non assumere per via appunto orale gli alimenti con glutine. Esatto, qui torniamo a quello che abbiamo detto, appunto, che il gluten free non deve essere una moda, ma deve essere una necessità, perché chi soffre appunto di celiachia se lo sogna di mangiare, esatto, un panino comunque, della pasta. E allora, Daniele, grazie mille. Il sito internet, sì, se vogliamo approfondire gli argomenti. www.fondazionevaronesi.it trovate le ultime novità dal mondo della ricerca della salute. E allora, grazie mille, noi ci rivediamo in cucina. Ed eccoci qui per la seconda ricetta, due chiacchiere in cucina, Aisha Ruggeri ciao, con noi oggi qua a cucinare. Sì. Sì, che poi tra l'altro ci voleva lei per fare delle ricette proprio molto light, belle, tranquille, proprio da preestate. Ma non è un caso, poi ti spiegherò una cosa. Certo.
Tra l'altro qui non serve neanche accendere i fuochi, no, perché serve solamente appunto un buon coltello e olio di gomito. Quindi scrivetevi questi pochi ingredienti per questa spettacolare ricetta. Per gli asparagi crudi in insalata ci occorrono 4-5 asparagi verdi o rossi, un mazzetto di rucola o altra insalata tenera, 4 rapanelli, scali di parmigiano, aceto di mele o aceto balsamico, olio extravergine d'oliva e sale. Bene, bene, noi siamo pronte per iniziare. Per iniziare, assolutamente. Allora, come dicevo prima, appunto, olio di gomito per tagliare le verdure. Allora, se abbiamo mano, naturalmente possiamo utilizzare il coltello. Diciamo che magari possiamo aiutarci appunto con una fetta verdure. Sì, l'importante è di riuscire appunto ad affettare solo le verdure. Esatto. Quindi è una cosa importante anche quella da non sottovalutare. Non è scontata. Allora, scusami. Dottore, infatti già ieri la mia bella... Ah, bene. Se abbiamo mano. Hai già? Ieri, infatti, se abbiamo mano. Sì, allora io ti chiedo di andare appunto a spuntare i rapanelli, sì, che poi appunto li andiamo a lavare. Le prendo appunto una ciotolina così magari i rapanelli li metterei. Brava, mamma. Allora, abbiamo scelto la rucola, quindi la rucola ha anche questo gusto e questo retrogusto leggermente amarognolo, che ben si sposa con poi la dolcezza, appunto anche la parte solfurea dei nostri asparagi in questo caso. Scaglie di grana appunto, e il vasetto ci serve appunto per andare a creare l'emulsione. Fantastica. Sai che io sono amante dei vasetti, non l'hai mai fatto di solito, piuttosto di fare o a... appunto così. Basta shakerare. Sì, basta shakerare. Quello che avanza, tra l'altro, è utile appunto da, da tenere da parte per le successive insalate. Buona perché idea. Da qui al primo di agosto ci si deve nutrire solo di insalata. Esatto. Io darei una sciacquata a questa. Sì, sì, vai pure. E, comunque, queste ricette che ti ha inviato appunto Aisha non sono poi così a caso, perché mi spiegava di un percorso che lei ha iniziato, personale diciamo, un percorso, il percorso del mangiar bene, sì, e del mangiar buono. Ci spieghi qual è questo percorso che hai intrapreso, Aisha? Allora, in realtà non si tratta di un percorso, lo dico subito, consigliato da qualche dietologo o qualcosa di questo genere, anche perché in realtà non ha tanto a che fare, grazie, con una dieta to cure per perdere peso. È legato al fatto di scegliere con attenzione gli alimenti che, di cui mi nutro. Shaker. L'hai chiuso bene perché no, fai questi scherzetti, E ho avuto modo di osservare per lunga parte dell'anno precedente che uno, non mi svegliavo troppo bene, dormivo male, avevo molte... insomma... avevo un po' dei disturbi. No, avevo dei disturbi che mi facevano capire che, scusami tu, che non era normale che questo avvenisse, perché non ho alcuna patologia. Quindi ho incominciato a informarmi un po' sull'alimentazione e ho incominciato quindi a scegliere di evitare certi cibi. È stato un po' un esperimento, non sono né vegetariana né vegana, come appunto ti dicevo, però ho cercato di incominciare a evitare completamente conservanti, prendere tutti alimenti freschi. Ovviamente il peso nelle tasche, ecco, perché questo poi diciamo, è una bella cosa, sì. Però allora, in termini di tempo, ovviamente tempo dovrebbe essere infinito, sì, per andare poi magari anche a fare la spesa nei posti giusti, sì, dove comunque sai che ci sono determinati alimenti, diciamo, o allevati, se si tratta di carne o di pesce, piuttosto, sì, che coltivati con cura. Sì. Prende tempo e poi è più costoso, diciamo. Si vede, sì. Sai cosa? Cerco di vederlo come un investimento. Vabbè, quindi ogni volta che vado a fare la spesa dico vado a comprare i miei prodotti di bellezza, anche perché ovviamente o mangio bene o vado da Sephora. Ho dovuto scegliere, quindi in questo momento Sephora l'ho messa un attimo da parte. Ma guarda, alla fine è un vero e proprio investimento, cioè, sì, secondo me su una cosa non bisognerebbe risparmiare, sulla qualità di quello che si mangia, sì, anche perché serve molto meno appunto Sephora. Esattamente. Mangiando bene. Ma probabilmente anche ambulatori ti serviranno meno, medici sottili, però ti cambio il coltello perché quello non è assolutamente adatto. Penso quindi di aver shakerato sufficientemente. Ma tu continua. I bambini, cioè, basta, tagliato avanti. Sottile, ok? Benissimo.
diamo il giochino da tenere da parte. Simpaticissima lei. Senti, Aisha, sì. Il tuo nuovo disco. Adesso mi devi parlare assolutamente del tuo nuovo disco. Io voglio sapere tutto di questa tua nuova opera. Soggetto, qual è il filo conduttore, quali sono, allora, qual è lo stile, tutto, tutto. Allora, innanzitutto ti dirò una cosa che non penso di aver mai detto prima per i miei dischi precedenti, ossia che sono profondamente innamorata di questo disco. Ah. Ed è una cosa che non ho mai detto nei miei dischi precedenti, per quanto abbia comunque amato tutte le mie creature. Questo è un disco che ha una storia particolare perché non è stato registrato pochi mesi fa. Questo è un disco che io ho registrato 2 anni fa e non sapevo se farlo uscire o no. Fino a che a un certo punto ho deciso e mi sono decisa, ho detto basta, deve venire fuori. Mi è stata chiesta ovviamente la domanda più volte se la musica che ho registrato 2 anni fa la sento ancora attuale. E penso che sia proprio questo il motivo per cui sono innamorata di questo disco. Perché lo è? Ancora? Perché mi rendo conto che è l'inizio di un percorso, come ti avevo già anticipato in qualche modo, è l'inizio di un percorso che non è definitivo, però è quello che a tutt'oggi riconfermo. Quindi la necessità di apertura, apertura artistica. E forse poi non era attuale tempo fa per te, sì. Ed era attuale adesso, sì. Appunto era il momento. Sì. Il momento giusto. Poi sì, è stato registrato comunque in Puglia, l'ho registrato appunto negli studi di Etna Gigante, questi studi di Roy Paci. E quindi eravamo immersi in una natura spettacolare. Bello, e non c'era niente, c'era solamente lo studio e il vuoto intorno. Quindi bello. Eravamo in una masseria a dormire, quindi è stato anche... È un po' la tua terra, la Puglia. La sento molto... La senti tanto, sì. Sì, la sento parecchio, sì. Ecco, tutto torni spesso in Puglia, diciamo così? Adesso, oppure... ahimè, no, perché da quando c'è anche il centro culturale la mia vita è un po' cambiata, quindi adesso torno un po' di meno. Però sento che, siccome sono tornata per un po' di anni di fila, sento che adesso questo percorso ha un po' fatto il suo tempo, quindi adesso va bene andare con la corrente e fare quello che sto facendo adesso. Ti fai molto trascinare dagli eventi, questo potrebbe anche essere una bella cosa, sinceramente. Un po' sentire il vento dove... Cerco di smettere di ostacolarli. Molto saggia la ragazza. E senti un po' invece, a proposito di centro culturale, sì. Tu oltre ad essere una pianista jazz, sei appunto un'operatrice, sì. Culturale. Ci sì. Spieghi questa, diciamo, tua seconda vita? Sì. Allora, mi è successo 1 anno e mezzo fa di incontrare una persona. Fusion Arts Center. Fusion Arts Center, sì, FAC. E in seguito a già degli eventi che avevo organizzato, che mi erano stati commissionati da Ascom e Camera di Commercio di Padova, sono stata poi contattata da Chiara Coltro, che è una appunto delle mie socie all'interno di questa operazione culturale, che mi ha proposto, insieme a Giovanna Maroccolo e Andrea Catellan, che sono i miei attuali soci, di fare un bando per la Cariparo. La Cariparo, appunto, come fondazione, fa spesso dei bandi che servono per avviare delle imprese culturali. Noi abbiamo vinto questo bando, abbiamo creato il Fusion Arts Center e attualmente abbiamo appena vinto il secondo bando che si chiama Culturalmente Impresa, e per cui stiamo con la formazione della Fitzcarraldo, che è un'altra fondazione culturale che ha sede a Torino, stiamo ingrandendo la nostra operazione. La vostra, quali sono i vostri obiettivi? Qual è la vostra idea di... diciamo centro culturale, perché è un po' un'idea anche un po' astratta, quello del centro culturale, quindi sì. Nel senso, vuol dire tutto, vuol dire niente. Sì, brava, bravissima. O no? Infatti una cosa che ci faceva ridere della formazione, bastano questi? No, facciamoli tutti. Vai. Allora, aspetta, ho visto la puntata, bisogna metterli là perché non perdono colore. Ah, grande, ci sei. In questo caso non sono cotti. Okay. Ok, quindi a noi serve soprattutto per farli rimanere croccanti, okay. E anche a volte per certe appunto verdure per arricciarle. Ok, d'ora in poi ghiaccio a manetta a casa. Adesso che arriva il caldo, ghiaccio a manetta. Si vedrà solo verdure immerse nel ghiaccio. Nel a casa ghiaccio. Mia. Ok, già pensavo di vicino fossi strana. No. No, scherzo. No, non scherzo. Allora... No, allora, ti stavo dicendo, è vero questa cosa che hai detto, tanto è vero che proprio l'altro giorno il formatore con cui ho avuto modo di fare questo workshop interessantissimo della Fitzcarraldo diceva appunto questo, che spesso da parte delle aziende o chi lavora comunque nell'imprenditoria, gli operatori socioculturali sono visti un po' come
dei naif organizzatori un po' fricchettoni di eventi, un po' come capita. In realtà tutto questo sta molto cambiando, anche perché oggi c'è proprio questa figura dell'impresa culturale, questa forma giuridica dell'impresa culturale, che poi può scegliere appunto diverse forme, dalla cooperativa all'associazione, può diventare impresa a tutto tondo, insomma. Possono succedere tante cose, avendo però la formazione adatta. La formazione adatta significa studiare insomma un po' di marketing, studiare come allargare il proprio audience, capire il target a cui ci si rivolge. E tu mi chiedevi prima cosa vogliamo fare. Fondamentalmente credo sia arrivare alla gente con la cultura. Però non con la cultura, tu sei un recipiente, io ti riempio di cose di nicchia, cioè ti faccio vedere film russi degli anni 30 per un mese. Cioè, ma magari cercare un po' di, ecco, di arrivare a 360 gradi, dalle arti figurative a quelle sonore. Molto bene, allora adesso abbiamo inquadrato anche questa tua realtà, che non, magari molti non la conoscevano, questo tuo aspetto appunto, questa tua seconda vena, diciamo, beh, artistica, adesso, perché è sempre culturale, artistica anche lì, Sì. Ile? Allora, noi adesso praticamente quando abbiamo finito di tagliare la ricetta è pronta, perché basterà semplicemente assemblare, poi siamo pronti. Allora io shakerò ancora un po' perché mi sembra di non aver shakerato abbastanza e sì, nel frattempo ci prendiamo un minuto di pausa, poi torniamo qui e la nostra insalata sarà pronta. E allora, come promesso, eccoci qua per comporre la nostra super insalata. Bella colorata, fresca, d'estate proprio. Estate. Riusciamo magari a ricreare una tavolozza, visto che tavolozza si parlava, vegana, infatti. Che si parlava, questa è più vegetariana, diciamo, sì, perché appunto essendoci anche il formaggio in questo caso, che poi però secondo me poi i vegani ci metteranno il tofu, non lo so, sì, dare, appunto, cioè dico, però questa è vegetariana, insomma, non è, che poi come dicevo prima si può tranquillamente appunto andare ad arricchirla anche con altre cose, quindi qualsiasi tipo di frutta secca, sai che io sono amante. Cosa ci metteresti come frutta secca, Ile? Ma qui puoi giocare un po' con tutto, sai, dalle noci alle mandorle ai pistacchi. Ecco, io forse andrei sul pistacchio, adesso ho il periodo di pistacchi ovunque. Allora, vediamo adesso come sistemi gli asparagi, perché io sono un po' curiosa. Ma diciamo che semplicemente li adagi. Li adagio. Che poi in ordine sparso, per essere elegante. Momento clou. Momento serietà. Sì, serietà. Riesci a scavare e trovare qualche ravanello? Visto intero? Che sono... No, le fettine, le fettine. Ecco qua. Ripasso? No, li appoggi tu. Ah, ecco, tutta questa delicatezza sopra? A casa sì, probabilmente non l'avremo, nel senso che prenderemo tutto quanto e... E poi facciamo così. Esatto, quindi questo è quello che di solito accade. Nelle nostre case, nelle nostre cucine, ma troppo precisi, vero? Infatti, è bello se sono un po'. Qua, bene o male, in televisione insomma, dobbiamo fare una presentazione un po' più sì, elegante. Poi vedrete il piatto che faremo per noi. Raffinato. Per sarà molto più rustico. No, perché magari da casa dicono: ma guarda, che bravi che sono. No, qua quando le telecamere si spengono, siamo selvaggi. No. Beh, anche tu lavorando in un ambiente maschile, no? Cosa? Com'è? E soprattutto, tu essendo donna, sì, cioè come te la cavi in un ambiente come quello? Bene. Gli dai la birra praticamente? Guarda, grossi problemi devo dire che non ne ho, anche se insomma non ho più proprio 15 anni, quindi riesco a gestirmela abbastanza. No, devo dire dal punto di vista professionale problemi non ce ne sono. Posso però dire che comunque c'è a volte un po' un problema alimentare. Io una volta ho scritto un post su Facebook dove ho scritto: è una vita di piadine. Ok. E quindi insomma, a volte è un po' difficile. Solo quello. No, beh no, io non più, però. È una vita di piadine, ma anche una vita di buon vino. E adesso quello assolutamente sta. Farà l'abbinamento e noi ce ne andiamo e poi torniamo. E
Eccomi Ilenia, buongiorno. Leggerini, leggerini, buongiorno Vito. Assolutamente, sì, vedo. Sì. Però vedo che c'è della roba di stagione, in particolare l'asparago. Assolutamente, in due versioni tra l'altro, bianco, sì, e anche verde. Perfetto. È un prodotto dotato di una spiccata aromaticità che mi richiede un vino che abbia altrettanta spiccata aromaticità. Allora siamo andati in Alto Adige. Gewürztraminer, traminer aromatico, ricco di terpeni, ricco, grazie, di profumi, che andrà in contrapposizione con questa aromaticità importante. In genere con le insalate non si abbina un vino. Ah no? Ma è difficile, capisci, perché non ha una grande struttura. Questo è un vino tutto sommato strutturato, importante, quindi dichiariamo subito che non è un abbinamento perfettamente armonico secondo i nostri canoni, però ci proviamo quantomeno per avere questa piacevolezza del profumo che ci ritorna in bocca. E prova a metterci il naso, sono sicuro che lo riconosci. Ti ricordi, l'abbiamo già assaggiato, quei frutti tropicali, il lici, il mango, papaya, ananas, ecco, certo, l'ananas. Primo sorsetto. Senti la morbidezza, ritornano in bocca quei profumi che si abbinano benissimo con l'asparago. Buonissimo. Buono anche questo. Molto, molto. Veramente il bianco oggi mi sta catturando. E allora noi facciamo l'ultimo cin cin di oggi e noi ci rivediamo tra poco. Andiamo Aisha, eccoci qua. Prego. Pronti? Aisha. Prontissime. Allora, adesso aprite bene le orecchie perché facciamo un brevissimo riassunto e poi lascio il tempo che vi serve per la chiusura. Allora, la prima ricetta, abbiamo naturalmente messo a marinare il merluzzo in una emulsione appunto di succo di limone, erba cipollina, abbiamo messo anche lo zafferano. Questo appunto ha reso molto, molto colorato già in partenza il merluzzo. L'abbiamo poi rosolato con una cipolla e un filo d'olio e successivamente l'abbiamo cotto con il latte di cocco, naturalmente spolverato leggermente con la farina appunto 00, naturalmente portato bene a temperatura per riuscire ad asciugare bene tutto il sughettino appunto che abbiamo. Abbiamo aggiunto a termine cottura anche l'emulsione della marinatura e poi a terminare appunto un pizzico di kerdi e terminiamo il piatto. Possiamo servirlo tranquillamente anche con del riso o naturalmente anche dei bei crostoni di pane magari fatto in casa con il lievito madre, sarebbe il top. L'insalatina invece niente di più semplice se a meno che appunto non siete così pratici di utilizzare appunto il mandolino o il coltello. Naturalmente affettate gli asparagi, che possono essere sia bianchi appunto o anche quelli verdi, affettati finemente anche i rapanelli, messi in acqua e ghiaccio per farli appunto rimanere belli croccanti e poi appunto serviti in un letto di insalatina, di rucola, quello che vi piace, irorati con... Se volete comunque rivedere il procedimento e la puntata lo potete fare su www.settegoldtelepadova.tv. Nella sezione Due chiacchiere in cucina ci sono sia le ricette che le puntate. Le puntate le trovate anche su YouTube, Due chiacchiere in cucina, iscrivetevi al nostro canale. E abbiamo anche Instagram, Facebook, Twitter, quindi ci potete davvero seguire ovunque. Aisha Ruggeri, grazie Anna, per essere stata con noi. In bocca al lupo per questa tua Ilenia, nuova avventura, il nuovo disco che ripetiamo il nome. Allora, Southlitude per Caligola Records. Ecco, allora grazie infinite. Un sito internet dove possiamo seguirti? Sì, allora per quanto riguarda l'attività mia, www.aisharuggeri.com, oppure per il centro www.fusionartcenter.it. Bravissima. Grazie mille a voi, grazie, per averci seguiti come ogni giorno e adesso ciao, mangiamo. Buon appetito. Ciao.